In diretta dal pianeta dei liberisti, Leoni Files, un podcast dell'Istituto Bruno Leoni di e con Carlo Amenta, Serena Sileoni e Carlo Stagnaro. Buongiorno a tutti, benvenuti su Leoni Files, io sono Carlo Stagnaro e con me come sempre ci sono Carlo Amenta e Serena Sileoni. Ciao Carlo, ciao buongiorno, Serena. Buongiorno, ciao Carlo, ciao Serena. Ciao Serena, Serena. Com'è Serena? No, niente. Perché niente? Come niente? Cosa? No, niente. Come a Napoli, non ti ho avvertito che a Napoli c'è un altro fuso orario, cioè sud ma Italia. No. Ah, sì. E niente, ne abbiamo sbagliato, le abbiamo detto alle 9, ma alle 9 a Napoli come a Palermo chiaramente è un po' troppo, diciamo, non va bene, il fuso orario di Napoli alle 9 è un po' più tardi, quindi lei penso che verso mezzogiorno sarà dormendo, cioè chi arriva a Napoli come a Palermo dorme, d'altronde i terroni si sa questo quando sa mandolino e tutto il resto. Quindi vabbè, a questo l'hai punto detto però, tu, sia chiaro, io mi dissocio. Ma tu mi dissocio. Premesso che c'ho un amico terrone e poi continui come devi normalmente. Vabbè, allora facciamo così, facciamola sta puntata, dai, senza serena. Dopo parliamo anche di robe noiose, così diciamo quantomeno non ci accorgiamo, diciamo, del fatto che manchi Serena, diciamo più sciocchezze del solito. Beh, tra l'altro in realtà è proprio Serena che ci dà lo spunto per affrontare il primo tema che oggi è opportuno toccare. Parlavamo di fuso orario, il fatto che Serena è in ritardo e qual è il tema politico italiano che tu associ immediatamente alla parola ritardo? No, veramente non mi fare dire, io dico i politici, però diciamo potrebbe essere diciamo un proprio ritardo nella comprensione, diciamo, del ritardo, lo sviluppo economico, ritardo, l'Italia. Ah, l'Italia, l'hai detto. Ritardo. Eppure, ritardo. Nonostante voi gufi, finalmente Il governo è pronto a risolvere la questione all'Italia. Una volta per tutte. Oh! E soprattutto è bene che lo faccia prima della mia partenza per New York. Quindi io voglio ringraziare ufficialmente questo governo e soprattutto vorrei che lo salvasse sia prima, cioè non facesse come spesso fa, che promette e poi dopo una settimana, perché se per caso poi nel corso della settimana in cui sono fuori non risolve, io resto a New York, cosa di cui tu chiaramente saresti contento. Ma sarei invidioso soprattutto. Sì, però poi vado a chiedere l'elemosina per strada, ecco, non ho grandi competenze per restare lì. Quindi ma è meglio chiedere l'elemosina per strada a New York che l'elemosina per strada a Roma, a Palermo o a Genova. A Genova non puoi neanche più chiedere l'elemosina per strada perché non ci sono più le strade, ormai siamo esatto. Venezia agevolmente, direi. Sì, ho visto che poi la Liguria piano piano si sta staccando e la deriva viene verso la Sicilia, quindi si potrebbe fare un'unica macro regione, Sicilia-Liguria, diciamo unite da queste strade, l'autostrada del mare, che è un'altra cosa interessante. Comunque possiamo anche peraltro per ragioni storiche rivendicare la Sardegna e la Corsica e abbiamo fatto un plan, direi. Ah, perfetto. A questo punto, con questo spirito rivendicazionista, io ti segnalo anche che il ministro dello sviluppo economico, che nel mio cuore chi? Sta sostituendo... Chi? Patuanelli, ministro dello sviluppo economico. Patuanelli, che nel mio cuore sta sostituendo Toninelli, questo io te lo voglio dire, e sia per la profondità dell'analisi, per la comprensione della realtà, soprattutto economica, per la competenza sui temi economici, ha invocato l'altro giorno il ritorno all'IRI, alle partecipazioni statali, l'intervento dello Stato e quindi all'Istituto di Ricostruzione Industriale, confermando quello che Churchill disse al laburista Attlee appena entrato negli urinali della Camera dei Deputati, quando guardandolo gli disse: sai, mi devo spostare, perché come ogni buon politico socialista, ogni volta che vedi qualcosa di grosso lo vuoi nazionalizzare. E quindi anche Patuanelli, da questo punto di vista, si inserisce nella tradizione. Oddio, io non vorrei essere volgare, ma parlando di Alitalia, di grosso c'è solo il buco. Sì, ma sai, il buco bisogna mettere una toppa grossa la può mettere soltanto uno Stato. Quindi noi aspettiamo il ritorno all'IRI e quindi come faremo a trovare risorse per l'IRI, caro Carlo? Perché a me sembra che invece, diciamo, le risorse dello Stato sono un po' scarse. No, è facile. Possiamo stampare moneta e dire a Banca d'Italia di comprarsi all'Italia. Di Alitalia. Sì. Sì, devi stampare moneta però, che ormai non si stampa più in Italia, nel senso che la decide la BCE, cattivi europei che non vogliono che noi stampiamo moneta in più.
Allora ce l'ho. Ecco, sentiamo. Facciamo una patrimoniale sui ricchi. Ecco. È l'ora che anche i ricchi piangano. Sì. A parte che mi farebbe piacere, perché era una bellissima telenovela e torneremmo agli anni Ottanta, questo mi farebbe piacere. Però, diciamo, ti faccio notare che in qualche modo i ricchi non ce ne sono più in Italia, nel senso che se ne stanno tutti andando altrove. Quindi anche questa mi sembra una soluzione palorda. Io però allora ce l'ho. Facciamo la spending review. Ah, ecco, sì. No, la spending review è importante. Sai che adesso anche la Regione Sicilia si è dotata di un commissario alla spending review, Massimo Giaconia, lo hanno nominato, adesso se ne sono perse direttamente le tracce, nel senso che non credo che lo abbiano fatto fuori, sia murato da qualche parte dentro l'assessorato al bilancio. Ti ricordo che tutte le ultime spending review si sono risolte non in un nulla di fatto, ma in una crassa risata. Io invece ce l'ho una soluzione. E ora sentiamo, perché tu sei sempre quello preparato. No, perché tu non sei sovranista, mentre io comincio a esserlo perché devo partire e quindi mi serve all'Italia. Sono sovranista a settimane alterne, però in questa settimana in cui sono sovranista ho trovato le somme per fare tutti i salvataggi, l'IRI, fare Felice Patuanelli e insomma risolvere tutti i problemi dell'Italia. Ed è vietare, opporsi strenuamente, combattere nudi per le strade contro la riforma del MES. Parliamone. Io non voglio dare soldi al MES, non voglio dare soldi all'Europa. Teniamoli e ci facciamo quello che vogliamo. Oh, questo mi piace. E in effetti il nostro governo sembra diviso, per modo di dire, nel senso che metà della maggioranza vuole che l'Italia ponga il veto sul MES e l'altra metà sta zitta. Al contempo l'intera opposizione vuole il veto sul MES, quindi mi sembra che la posizione politica che emerge in maniera pressoché unanime dal Parlamento sia: usciamo da questo benedetto MES. Che ce ne facciamo noi di un fondo salva stati? Ma tra parentesi, noi manco sappiamo che significa MES. Cioè io per esempio lo dico, ma non so cosa significa. Io dico MES come dico Punte MES, il famoso amaro. Non so, non ho idea. Quindi, diciamo, se tu mi spieghi, anche brevemente, perché poi mi annoio, che cos'è il MES e perché me ne dovrei essere contro, cosa che, ripeto, lo dico chiaramente al governo, io sono contro, prendete i soldi, salvate l'Italia, fate quello che volete. Quindi, diciamo, perché è così pericoloso questo MES? Il MES è il Meccanismo Europeo di Stabilità, che è il cosiddetto Fondo Salva Stati, cioè è un'istituzione europea che è stata creata per intervenire nel caso in cui vi sia il rischio di un fallimento sovrano di un paese dell'Eurozona. Vabbè, e ma quindi lo Stato il MES non può fallire. Ma esatto. E poi il MES è una roba che serve per salvare i paesi fortemente indebitati, con le finanze pubbliche precarie, che non sanno come arrivare a fine giornata. Tipo a noi, la non se è tipo la Svizzera, la Germania, la Finlandia, tutti l'Olanda, questi... l'Olanda. L'Olandesi, maledetti. Cioè, noi. A noi non serve. A noi non serve. Tantomeno serve sapendo che siamo il terzo azionista del MES. Ah, ecco, vedi dove vanno a finire i nostri soldi. Con una quota pari a circa il 18% del capitale del MES. Diamo un sacco di soldi, vedi che ho ragione io. Gli avremmo dato un 20 miliardi perlomeno. E anche un po' di meno, ma insomma, all'incirca. Ma ora, con questo 18%, noi... È vero che teoricamente avremmo il diritto di veto su qualunque decisione rilevante, perché serve l'85% dei voti, ma cosa ce ne facciamo del diritto di veto su una roba che non ci interessa? Non ci interessa, perché noi siamo forti, siamo sovrani e soprattutto le nostre banche sono messe bene, perché Carlo, tu non devi dimenticare che addirittura nel progetto di riforma si pensa che questo fondo, questo MES, possa servire addirittura come fondo di risoluzione delle crisi bancarie, cioè potrebbe aiutare il sistema bancario. Il nostro sistema bancario è solido, noi l'abbiamo detto tante volte, chi può avere bisogno di essere aiutato? La Germania. Allora tu te lo immagini che noi dobbiamo aiutare le banche tedesche e fare fuori i risparmi alla signora Maria? Non ha ragione Salvini, secondo me ha ragione, io ormai voto Salvini perché salva l'Italia. E poi c'è una cosa francamente inaccettabile, io credo, per il nostro paese. Non è tollerabile che la riforma del MES venga realizzata interamente all'oscuro del nostro governo, senza che i nostri politici, senza che il Parlamento sia coinvolto, e veniamo messi di fronte al fatto compiuto. Siamo il terzo azionista, dovremmo aver voce in capitolo. Sì, però io ho capito che loro avevano partecipato alle riunioni, loro. Il governo, quello di prima. Anche no. Ah, ma Conte, non Conte. Ah, no, Conte 1, no Conte 2. Che è un Conte altro. 1.
è un altro, loro si cambiano, perché cambia la pochette, cambia il governo. Questo era una cosa che avevo notato. E beh, Carlo, però tu fai lo spiritoso, questo non mi fa piacere. Devi sapere che effettivamente in questo progetto di riforma addirittura si pensa che gli stati che vogliono accedere a questi salvataggi, l'Italia no perché non ne avrebbe bisogno, dovrebbe addirittura essere sottoposto a una sorta di esame delle sue finanze, e gli potrebbero essere richiesti, senti un po', delle riforme strutturali per migliorare la propria situazione economica, cioè ridurre... Ancora, meglio di così. Di ridurre il proprio debito, come se noi avessimo idea che uno che vuole prestare soldi a un altro possa avere il diritto di sapere se quell'altro glieli può restituire, se la sua situazione economica è buona. Ma stiamo scherzando? Cioè, qua siamo eurofascismo. Sì, eurofascismo. Io ormai sono sovranista. E voglio dirti anche un'altra cosa. In fondo, questo fatto che ci sono persone che prestano soldi allo Stato comprando obbligazioni, e perché noi dovremmo pensare che queste persone possono perdere questi soldi? Loro sono risparmiatori. Esatto, il risparmio è tutelato dalla Costituzione. Non è che è investitore. Cioè, il risparmiatore, quando presta soldi, gli danno indietro altri soldi, però è giusto che se sbaglia venga salvato, perché lui è risparmiatore, non investitore. È piccolo risparmiatore. È piccolo, quando è piccolo è tenero, piccolo è bello. Ecco, va bene. Allora, io credo che, secondo me, ho ragione a essere contro l'ingresso nel MES, e quindi sono soprattutto contento perché vedo che sia i governi dell'opposizione, come dicevi tu, governi, diciamo, sia i partiti al governo, sia quelli all'opposizione, su questo sono d'accordo. Quindi, tutto sommato, da questo punto di vista, secondo me c'è una certa convergenza. È bello quando c'è convergenza. Prendiamo questi soldi che diamo al MES e li mettiamo nella nuova IRI. Temo che ci sia però solo un piccolo problema. Sì, dimmi. Cioè, se noi siamo contrari, ma 27 stati membri dell'Unione Europea sono favorevoli, che ce ne facciamo dell'essere contrari? Vabbè, però noi ci agitiamo, facciamo vedere che siamo contro. Poi alla fine, quando comunque lo dovremo firmare, perché questo sarà, potremo andare davanti agli elettori e dire è colpa di Amenta e Stagnaro e anche della Sileoni. No, soprattutto che... della Sileoni. Ma la Sileoni neanche c'è. Cioè, noi qui stiamo firmando appunto, il MES come... si fa i fatti suoi. Esattamente come il governo italiano. Esattamente come... E poi verrà fuori nella prossima puntata a dire che abbiamo firmato il MES e lei non ne sapeva niente. Ecco, e allora con questo pubblico ludibrio a cui stiamo esponendo la Sileoni per essersi disinteressata del MES in maniera colpevole, io ti voglio salutare come sempre, ma a questo punto io ti vorrei dire all'asta il MES e tutti gli stati europei. All'asta il bot, e speriamo all'asta che vada deserta. Appunto, non vada deserta, che giorno va deserta, altro che soldi per andare a New York. E allora ciao, buon proseguimento. Ciao, ciao Carlo, ciao a tutti.